Benvenuti qui su Art & Chan. Oggi parleremo per lo più di cosplay. Se seguite il mio profilo Instagram avrete certamente notato che tratto anche in maniera professionale il cosplay. Il cosplay nasce dalle parole costume più play, ovviamente di tradizione giapponese e poi americana e adesso finalmente in italiana. Il costume più play, ovvero cosplay, non è altro che trasformarsi nei personaggi che più si ama. Come sapete, io sono una grande amante dei videogiochi, del mondo nerd, degli anime, dei manga. Adoro proprio il Giappone, le sue tradizioni e ovviamente anche il settore cosplay. Diciamo che il cosplay può essere fatto in tante maniere, comprando i vestiti da AliExpress o Wish o creandoseli da sé, come faccio anch'io, con la mia stampante 3D o con le tecniche sartoriali o con foam e warbla. O se no, si può comunque sia farlo sia in maniera professionale che in maniera non professionale. Tanto l'importante è la passione che si ha per il proprio personaggio e la recitazione per il proprio personaggio. Diciamo che il cosplay è un'arte a 360 gradi che non solo implica costume, make-up, quindi doti di make-up artist, ma anche doti attoriali e di interpretazione. Diciamo che i cosplay per cui vado più matta, i personaggi per cui vado più matta, sono appunto tutti quelli non canonici, nel senso non persone comuni. Diciamo che sono più pazzi i personaggi che scelgo. Faccio un esempio di Jinx, Kefka Palazzo, però faccio anche qualche personaggio buono, tipo ultimamente ho fatto Penny Parker, o se no Fran di Final Fantasy XII, o se no quelli più divertenti tipo Beetlejuice, Doflamingo e tanti altri. Diciamo che i cosplay non vengono fatti non solo per gli shooting fotografici, ma anche e soprattutto per le fiere cosplay. Fiere che sono in tutta Italia e che prima del Covid ce ne erano molte di più, ma che adesso stanno ritornando più forti che mai. Per me è sempre una gioia andare nelle fiere del fumetto, non solo per recitare il personaggio che sto portando con orgoglio e ardore, ma anche per vedere tutti i miei amici, fans e tutte le persone che mi vogliono bene o che gli piacciono i miei cosplay. Insomma, le fiere del fumetto sono grandi luoghi di ritrovo, davvero molto speciali e davvero molto belle. È sempre una gioia incontrare persone che sono sempre state molto lontane da dove abito, proprio nelle fiere del fumetto. Però anche lì ci sono dei pericoli, sfortunatamente, che riguardano però stavolta i più giovani, le persone che o sono appena diventate diciottenni o minorenni. Infatti in alcune fiere del fumetto, non dico in tutte perché non l'ho notato in tutte, lo ammetto, ci sono dei fotoamatori che pur di toccare le bambine e toccare le adolescenti e comunque sia persone non totalmente mature, le fotografano in cosplay e con la scusa di aggiustargli il costume, aggiustargli la posa, le palpano zona cosce, zona tette, zona sedere. Mi è capitato alcune volte di vedere questa cosa e di arrabbiarmi tantissimo verso quel fotoamatore che fa così pur di adescare le minorenni, le bambine, pur di toccarle. Quindi un consiglio che do è di andare sempre in gruppo nelle fiere di una o più amici, così da non cadere nella trappola. E ovviamente le foto, se volete farvi fare le foto, di tenere la debita distanza il fotografo. Questo è un consiglio che vi do. Comunque sia, a parte questi casi di fotomatori arrapati, ci sono anche altri casi che coinvolgono però soprattutto le fiere del sud Italia, soprattutto se ci sono appunto scale e le ragazze hanno le gonne.
Di solito quando ci sono le scale e le ragazze hanno le gonne, ci sono sempre dei bold temponi o dei furbetti che alzano la gonna alla ragazza ignara per guardargli il sedere. Quindi un altro consiglio è, se indossate gonne o altro, mettetevi delle calze lunghe o dei pantaloncini, così che queste persone, se vi alzano la gonna o il vestito, non hanno la loro gioia per gli occhi. E comunque sia, fateci attenzione, così se ve ne accorgete tirategli un cazzotto anche da parte mia. Allora, il mio cosplay più bello è certamente Kafka Palazzo. È il mio cosplay migliore, non solo perché ho avuto un aumento di skill e perché il costume è davvero particolare e bello, ma anche perché ci ho partecipato a molte gare cosplay nelle quali ho anche vinto con questo costume, proprio perché la mia interpretazione, la mia recitazione di questo pagliaccio folle è stata così importante e così apprezzata dai giudici, tanto da darmi una vittoria. Per quanto riguarda le femmine, cosplay femminili, uno dei miei migliori sicuramente è Boa Hancock, ma quelli non è tanto per il costume, ma quanto perché il mio volto assomiglia già a quello di Boa, molto affusolato, molto, diciamo, ovale. Quindi con un po' di make-up è stato facile fare una buona Boa Hancock. Certamente un altro dei miei migliori, che posso quasi considerare un main cosplay oltre a un main nel videogioco, è certamente Jinx, che ogni diciamo fiera del fumetto in cui la porto tento di migliorarla con armi 3D migliori, armi più grandi, armi con i LED, costume migliore cucito a mano e anche parrucca migliore. Sinceramente Jinx è tra le migliori, non solo perché ho speso tanto sia per le armi, per il costume, per il make-up e anche per la parrucca, ma anche perché seppur il mio volto non ci incastri niente con quello di Jinx, proprio il fatto che ho fatto tutto in maniera perfetta, parrucca e altro, e anche il make-up, diciamo che divento quasi uguale al personaggio ogni volta che la porto, e ovviamente a ogni fiera migliora il mio cosplay. E se vi è piaciuto questo video, porterò altri video simili e ovviamente anche in cosplay. Quindi commentate e fatemi sapere. Ciao!